Finora l'Italia è stata lasciata sola ad affrontare il problema dell'immigrazione e ha salvato, come è stato detto autorevolmente anche da Juncker, l'onore dell'Europa. Ma come questa relazione annuale al Parlamento conferma, adesso le rotte più intense e trafficate non sono quelle del Mediterraneo centrale, bensì quelle del Mediterraneo occidentale e orientale. E un domani, aggiungo io, dovremo misurarci con altre direttrici, quelle terrestri dall'Asia. Quindi, se continuiamo a procedere secondo le miopi convenienze nazionali, non avremo un meccanismo europeo di solidarietà. L'Europa continuerà ad avvolgersi in una spirale di crisi da cui non usciremo. Penso innanzitutto alla minaccia jihadista, ne ha già parlato il direttore Vecchione. E fa bene l'intelligenza a rammentarlo, non può considerarsi questa minaccia affatto esaurita. Ma anche in questo caso, se abbiamo motivi per continuare a tenere molto alta la nostra guardia, allo stesso tempo vantiamo pure delle buone, valide ragioni per sentirci incoraggiati nel proseguire nel cammino fruttuoso già intrapreso. Benché, attenzione, il rischio zero non possa oggettivamente esistere.